Quinto giorno del Festival del Cinema di Roma. Per la sezione extra abbiamo incontrato Teo Scetu con Roma e Bruno Bigoni con Il colore del vento. Se veramente c'è la possibilità di avere un cinema senza categorie ho i seri dubbi, però quello che è questo filmato è un tentativo di mischiare il linguaggio del cinema e del documentario anche con il linguaggio della videoarte e vedere cosa emerge da questo. E secondo me Roma come soggetto si prestava molto a questa esperienza, a questa ricerca, perché Roma stesso è un'unione di contraddizioni, è un miscuglio di cose e allora mischiare anche il linguaggio stesso audiovisivo è secondo me connaturato nel soggetto che è Roma. Mi piacerebbe dire che è tutto stato semplice, perché in effetti ho pensato tutto da solo e ho fatto tutto da solo, e per cui diciamo ho fatto io le riprese nel corso di anni, l'ho montato nel corso di mesi e ora lo presento, per cui diciamo non c'è stata una produzione, la produzione è la voglia di farlo. Beh, il mare Mediterraneo è un mare pieno di contraddizioni storicamente, perché da una parte è vero che è il mare dei commerci, degli scambi, però tieni conto ad esempio che la rotta degli schiavi degli antichi romani di 2000 anni fa è esattamente uguale a quella di oggi, con la differenza che allora non aveva il business di centinaia di milioni di euro che invece ha oggi, perché di questo si tratta, di un mondo che vuole scappare da 36 guerre che in questo momento esistono in Africa, perché questo nessuno lo dice la Croce Rossa, perché è chiaro che si scappa dalla morte, dalla fame, per arrivare dove? Per arrivare in un mondo migliore. Però il mar Mediterraneo è anche il mare delle crociere, degli ombrelloni, delle creme solari, dello champagne. Questa è la contraddizione, un mare che contiene così tante cose e tutte in forte contrasto una con l'altra. Ho cercato di restare abbastanza legato alle storie, almeno alcune storie del disco Creusa. Il tema dell'anarchia, esempio, per cui sono andato a Barcellona dove la rivoluzione anarchica è accaduta e ho cercato una storia lì. Sidun, questa canzone che racconta la storia di un padre che piange il figlio morto durante l'assedio di Shabl el-Shatila. Ho cercato di ricostruire quella storia attraverso una cantante araba che canta insieme a Mauro Pagani questa canzone, cioè, però sempre ovviamente andando sul luogo, perché il cinema documentario è la sua missione, va, guarda, cerca di capire, trovi una storia e poi su questa storia racconti quello che vedi e quello che è. Per la sezione Alice è passato invece il film brasiliano The Best Things in the World. Abbiamo ascoltato la regista Lais Bodansky e il protagonista Francisco Miguez. È molto ingrassato perché come eu flirtei di una certa forma con la realtà come ela è. Interessante, divertente, ma in un senso non leggero del termine, perché quello che volevo fare io era appoggiarmi completamente o quasi completamente alla realtà, utilizzando un linguaggio non proprio da documentario, però quasi da documentario, in ogni caso flirtare col linguaggio da documentario per far sì di quasi convincere quelli che partecipavano al film che queste situazioni fossero pressoché reali o comunque più vicine possibile alla realtà. Però quando noi abbiamo condotto questa indagine che è stata, come dire, propedeutica alle riprese, abbiamo chiesto agli adolescenti quali film vedessero, che cosa gli piacesse, ovviamente è saltato fuori la questione dei film per ragazzi americani eccetera eccetera, però loro tutti, quasi tutti unanimemente hanno comunque voluto specificare che erano consapevoli che quella non è la realtà, cioè hanno tutti detto ma noi non siamo così, film americani d'accordo, ma non è così che siamo noi, quindi io so perfettamente o comunque sono diventata perfettamente
perfettamente cosciente del fatto che il mio pubblico target, il mio pubblico obiettivo, il bersaglio verso cui mi dirigevo era estremamente esigente, e per questo ho dovuto improntare tutto su un certo linguaggio, sapendo perfettamente qual è la mia responsabilità, ed è stato con grande sollievo che poi ho potuto constatare che questo linguaggio era stato percepito. Só acho que uma coisa que é importante do filme é que ele consegue, ele fala de adolescência sem generalizar. Di fatto sì, si parla di giovani, di adolescenti, delle tematiche che ruotano intorno all'adolescenza, però senza impartire una lezione, senza dire così l'adolescenza, così è l'adolescente brasiliano tipo eccetera, cioè si circoscrive perfettamente quello di cui si sta parlando, quello che si vuole descrivere, ma senza creare uno stereotipo vero da appiccicare sulla schiena dell'adolescente brasiliano. Si cala in un contesto specifico. Questo è innegabile, perché si tratta di una scuola in una città grande come San Paolo, la classe a cui questi ragazzi appartengono, intendo dire classe sociale, è medio alta, di conseguenza molto ben circoscritto il contesto, però nello stesso tempo i temi non sono specifici o funzionali solo a quel contesto, possono essere interpretati e riportati in un senso molto più ampio, molto più generale. È difficile generalizzare, sì, o che cada un si identifica. Dire o specificare quello in cui si identificano, o comunque che di più descrive la situazione degli adolescenti, perché ognuno ovviamente ha i suoi gusti, ha le sue preferenze. Io, per quanto mi riguarda, mi sono sempre tenuto un po' al di fuori della tipologia di film stile High School Musical, tanto per dirne una, ma giusto per stigmatizzare. Un film che mi è molto piaciuto, anche se poi ci sono delle scene un po' crude perché c'è l'omicidio di un omosessuale eccetera, è Paranoid Park. Parla di adolescenza, secondo me parla di vita nelle città, e anche se poi succedono degli eventi un po' crudi, comunque secondo me è pertinente appunto all'adolescenza. Un poco differenti. Presentato in concorso Paul di Chris Kraus. Ascoltiamolo. As all my other films, this here it has the same background. It's a very personal story, but you can't see at the first glimpse because it's an expansive film. But it's a film about my grandma. Come tutti i miei film, anche questo film si fonda su un background molto personale. Anche se è un film molto costoso, è in realtà una pellicola su una mia prozia. Una prozia scrittrice molto famosa che fino a pochi anni fa non conoscevo perché la mia famiglia la odiava. Quando ero uno studente di letteratura mi trovai per caso in una biblioteca in cui alcune persone stavano parlando di lei e mi dissi: stanno parlando di mia zia, possibile che non ne sappia nulla? Che cosa le è successo? Lei era una donna di sinistra, la mia è una famiglia di destra, in una situazione molto complicata. C'era davvero un conflitto all'interno della mia famiglia. Iniziai lì da giovane studente a pensare alla sua vita e alla sua biografia e mi ci sono voluti ben 22 anni per poter fare questo film. Infatti fino a pochi anni fa potevo fare solo film piccoli, con piccoli budget. Per questo sono così contento di essere qui e di poterlo presentare al pubblico. I was a very young student then, and it needed 20 years to do it because it costs so much money, and I had to. Of course, that's why she is. Yeah, of course, because I wanted to know what's going on. But she wrote a book. Volevo sapere cosa le fosse successo. Lei aveva scritto un libro, un'autobiografia. Ho preso moltissimo dal suo scritto. Anche se il mio è sicuramente un film di finzione, l'idea stessa del diario non è mia, è sua. Perché questo è proprio il suo diario. It never came out in, as a novel or something. La quinta giornata del Festival di Roma si chiude con una breve intervista a Xenia Rapoport, che abbiamo incontrato sempre qui all'auditorium, che torna a parlarci del film di Ricky Dognazzi, Il padre lo straniero. Io direi che lei che all'inizio la vediamo quando lei è diventata solo la madre, che diciamo che ha perso anche la sua femminilità, ha dimenticato che era una professionista, una brava fotografa che era anche una donna amata, che insomma che era una donna, e invece è diventata solo la madre. Poi la madre di un bambino disabile, e quindi si è andata completamente dentro questo problema,
E grazie a quello che succede nel film, cioè la nascita di questa amicizia molto particolare tra i due padri, la sua vita cambia e lei ritorna a lavorare, torna a sentirsi una donna. Con Ricky abbiamo cominciato con delle prove seduti insieme con Alessandro Gassman e era solo lui, con Simona Izzi, e abbiamo parlato tanto, abbiamo provato, abbiamo inventato delle cose. E però poi sul set Ricky ci lasciava sempre lo spazio per improvvisare, essendo un grande attore.